Benvenuti in questo video. Questo, come vedete dal titolo, è un video è un video su SHEINside e mi hanno mandato tre capi, mi hanno fatto scegliere tre capi dal loro sito e ve li faccio vedere. Si tratta di una giacca, intanto il mio cane piange, una giacca, una gonna e un vestito lungo. E questa inquadratura è diversa dal solito perché appunto non me l'ha chiesto il sito, però ci tenevo a farvele vedere indossate le cose, magari vi è un pochino più utile. Spero mi sentiate. Comunque questa è la giacca in questione, vi faccio vedere un attimo. È praticamente un blazer. La cosa che mi piace tantissimo, vabbè, lo so, cioè lo immaginerete, è il colore, perché non so come lo vedrete dalla videocamera perché non ho l'anteprima, ecco, perché non ho una reflex. E sì, bene. Ed è un colore pescato. Praticamente non è un fucsia, ma non è neanche arancione. È un color corallo. Naturalmente le maniche sono lunghe, ma l'ho usata ieri per uscirci a pranzo e le ho risvoltate così. Infatti qui, così come anche dentro, è interamente foderata di bianco ed ha, cioè non ha bottoni, però è rifinita molto molto bene. Mi va bene, infatti adesso ve la mostro indossata. Questa è la giacca, sotto una magliettina basica, insomma, perché appunto questa giacca non ha bottoni, se no si sarebbe visto tutto. Perché appunto, come vi dicevo, non ha bottoni, ha due taschine, appunto, però sono taschine finte, e risulta in questo modo, molto carina. Non è né troppo aderente né troppo larga. È il modello che preferivo, cioè il modello che a me piace, insomma. Così. Seconda cosa che ho scelto è questa gonna qui. Riconosco che è una gonna, adesso l'ho indossata per la primissima volta. È una gonna super 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 ampia. Infatti non so minimamente quando la utilizzerò. Comunque è carina, sì, mi piace. Già avevo avuto modo di testare con mano il tessuto ed è un tessuto, come vedete, anche dalla camera in simil raso a vita alta con sfondo rosa veramente veramente chiaro, quasi impercettibile, e queste rose sul fucsia. Si allaccia con una zip qui dietro. Aspettate, se la trovo ve la faccio vedere, perché ecco, ho anche sbagliato verso, perfetto. Con una zip invisibile e poi un bottoncino qui. Non fate caso ancora di nuovo né alle calze né alla parte sopra, ma appunto mi sono cambiata al volo. E quindi questa è la seconda cosa. È una gonna a pieghe, molto ampia, a vita alta, come vi ho detto. Guardate le misure, con le misure mi ci trovo molto molto bene perché a parte la giacca e il vestito, questa era l'unica cosa che... Ecco, questa era l'unica cosa che non avevo provato, però con le misure in centimetri io mi fido molto di SHEINside perché appunto non è la prima volta che lo provo. Quindi diciamo che la gonna è bella a vedersi, però su di me almeno mi fa... sembro una meringa, una bomboniera. Allora, terzo e ultimo capo di SHEINside è questo vestito che naturalmente adesso non vedrete tutto intero perché innanzitutto arriva fino alle caviglie e oltretutto, naturalmente, soprattutto per me ci vogliono i tacchi alti, quindi farò, diciamo, un'inquadratura verticale per farvi vedere tutto il vestito. Questo vestito l'avevo visto da la Sindina un paio di anni fa, però poi, cioè, mi affascinò molto. È un vestito molto molto aderente che però si allarga leggermente sotto, bianco e nero, che fa sembrare la figura un pochino più snella, infatti mi serviva. Però insomma l'avevo visto dalla Sindina, l'avevo un attimo, cioè l'avevo lasciato stare. Però quando SHEINside mi contattò la seconda volta, lo notai e ho detto: mazza, che occasione, lo voglio provare, insomma, ed eccolo qua. Ve lo faccio vedere con l'altra inquadratura. Comunque mi piace moltissimo com'è, molto leggero, anche se è a maniga lunga, comunque è trasparente, ve lo dico, è leggermente trasparente, come vedete. Infatti vi consiglio di mettere un reggiseno, un intimo in generale, color carne, magari senza cuciture, soprattutto le mutandine. E adesso vi faccio vedere come risulta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Comunque, vi ripeto, con SHEINside mi trovo molto bene, devo dire. Se voi avete provato ad acquistare da questo sito, fatemelo sapere qui sotto. Comunque, vi lascio il link di questi tre capi nell'info box. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!